Giulio si è spostato dalle vie laterali, dallo sbarramento davanti, sta passando dalle vie laterali, tantissime le persone che si sono aggregati durante l'oretta di interventi di spicheraggi dal sound. Cerchiamo di aggirare la zona rossa per avvicinarsi all'Arena del Sole. Bologna libera è stato uno dei maggiori slogan di questa giornata. Vediamo anche a Bologna in campo la stessa politica delle zone rosse che abbiamo visto a Francoforte, che abbiamo visto a Roma. Bene, il movimento ha la capacità di raggirare queste zone rosse, di aprire spazi di democrazia, spazi di intervento, di alternativa. Vieni, entrate col camion a sinistra. Allora, attestatevi in alto e facciamo entrare tutti. Veloci, polizia ovunque. Deo sta continuando a passare nelle vie interne di Bologna per raggirare la zona rossa che è stata creata tutto intorno all'Arena del Sole, un annullamento degli spazi di democrazia, quegli spazi di democrazia che dobbiamo necessariamente tenere aperti se vogliamo costruire un altro mondo, un altro modello di sviluppo, di società che respinga dal basso le politiche di austerità imposte dalla Troica e dal governo Monti. Tantissime le persone che si sono aggregate allo spezzone lanciato dal TPO e dall'assemblea di Piazza San Francesco della scorsa settimana. Noi la crisi non la paghiamo. Dove prima di Francoforte i centri sociali dell'Emilia Romagna hanno dato il via all'iniziativa di lancio delle giornate di Blockupy Frankfurt e viene sanzionata dal basso la Deutsche Bank dagli attivisti oggi. La Germania è responsabile di massacro sociale di tutta l'Unione Europea. E allora quello che vogliamo dire oggi è che per noi l'Europa non è fatta di sacrifici sulla pelle dei precari o di confini sulla pelle dei migranti. L'Europa invece dovrebbe essere l'Europa del nuovo welfare, quella del reddito di cittadinanza per tutti. Un'Europa dove a pagare la crisi siano le banche, gli speculatori, le agenzie private come Equitalia. Noi questa crisi non la paghiamo e siamo ancora qui oggi a dirlo. Come dicevo, le politiche di austerità imposte soprattutto dalla Germania della Merkel. Qui ci eravamo dati appuntamento per le giornate di Blockupy Frankfurt e qui oggi all'iniziativa smontiamo la crisi. Un mondo che non ci piace. Siamo tornati. Abbiamo un'altra idea di società che non passa da chi ha creato questo debito. BCE, istituti della finanza, governi, opposizioni, cricche. Questo debito non è stato comprato da noi e non...
È per quello che proviamo a stare tutti insieme, a tracciare direttrici altre rispetto a quelle che ci vogliono imporre, che parlano di desideri, di una vita degna e di un futuro degno. È per questo che anche oggi gli interventi, gli speakerati dal sound che spiegano appunto l'azione di sanzionamento alla Deutsche Bank. Ripetiamo, tantissime le persone che si sono aggregate a queste azioni, smontiamolo. Dopo le cariche il corteo si riprende le strade, rompe i divieti, le zone rosse di assedio alla città. Mille palloni contro le banche, no al rigore, no al governo Monti, no Equitalia, no agli speculatori.